Voce Notte, la mia canzone preferita napoletana, l'ho imparata da lei, la signora del teatro e della musica napoletana, Lina Sastri. Madame. Che piacere. Allora, Lina, grazie, siamo qua. Grazie, grazie. Grazie, che bello averti qua. Questa è un gigante, questa signora. Sono una nanetta io. Sei? Una nanetta. Una nanetta. Sono piccola, mi sono messa dei tacchi per starti vicino. Guarda, allora mi metto così, come su un tavolino. Sono felicissima di stare qua, ma felicissima. Ci siamo conosciuti una sera da una premiazione, ci siamo pochino innamorati. Poi io ti conoscevo, ti ho detto, Voce Notte, la mia canzone preferita. Bellissima. Sì, sta voce. Scegli la notte. Vabbè, non so, qui non si va avanti, vabbè. Si comincia a cantare. Allora, mi hai portato un libro? Sì, 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 ti ho portato... Che bella! Vabbè, qualche tempo fa. Questo libro è un libro di fotografie, fatte tutte da Carlo Bellincampi, lo stesso fotografo che in 30 anni di vita ti ha seguito, mi ha fotografato. Ma ti è un po' innamorato di te? Non lo so, non lo so. Ma sai, sono praticamente delle faccio vedere, perché io l'ho voluto chiamare impropriamente. Qui per esempio è una sala di registrazione, qui per esempio quando ho fatto la Magnani, qui per esempio il mare, Napoli, qui per esempio Ischia, casa mia. Qui per esempio, ma una in Trentino non ce l'hai di foto? Ma che, non lo so come mai. Però la cosa interessante è che io ho pensato che sono come 12 stanze della memoria. Certo. Tu entri in una porta, c'è un momento e poi esci. E per ognuna di queste stanze io ho scritto, al momento, all'impronta, vedi, c'è proprio la calligrafia, quello che mi passava per la testa pensando a quel momento. È molto prezioso, fa di pensieri e immagini. Perché poi tu ami la scrittura, hai scritto qualche cosa, qualche poesia, un racconto dedicato a mia madre, un piccolo libro. Come si chiamava la tua mamma? Ninetta Anna. Anna detta Ninetta. Ciao Anna. E Anna, ciao. Anche Anna la mia aveva una voce meravigliosa. Stavo perché la mia mamma si chiama Anna. Anche tua mamma? Quella vera, sì. Però vedi, le mamme si chiamano Anna. Io a lei ho dedicato questo piccolo libro, da cui poi ho tratto una sceneggiatura, e speriamo presto uscirà un film. Evviva! Tratto da questa sceneggiatura. Evviva, una grandissima attrice, intensa. Senti, questa Napoli, ma non ci si libera di Napoli in nessun modo se uno è nato a Napoli. Non ci si vuole liberare. Ma non lo so, intanto perché ti devi liberare di qualcosa di bello, visto che hai questa fortuna. No, certo, certamente. Però, voglio dire, i napoletani sono più legati a Napoli di quanto un fiorentino possa essere legato a Firenze. Non lo so. Sì. Non lo so, non credo. Sì, sai, Napoli è una città che entra... Che entra nel corpo, che entra nella memoria, nell'olfatto. Ma è un pochino un modo di essere Napoli. Napoli, anche Firenze è un modo di essere. Sì, non siamo così simili, noi siamo molto diversi. È un modo di essere Napoli, è un modo di essere al contrario, è un modo di andare controcorrente, è un modo di stare sempre nel posto sbagliato al momento giusto o nel posto giusto al momento sbagliato. Ecco, non è l'esattezza, c'è il dramma, la risata. C'è il mare. Mi ricordo quando ho fatto lo spettacolo a Napoli, ero in macchina che stupendo, una roba meravigliosa, c'era anche te che quando è passato quello ero in macchina col finestrino, è arrivato uno, ora te lo dico male, uè, stai esaurita, per dire che non aveva trovato il biglietto in teatro. Ah, voleva dire quella. Sei troppo esaurita. Sei troppo esaurita. Troppo esaurita. Evviva Napoli. Ma tu pensa che c'è un modo di dire napoletano, mi viene in mente, visto che l'hai detto, che quando tu non hai voglia di fare una cosa, che è meraviglioso trovo, è non tengo genia. Cioè non ho genio. Ah, bello. Vale a dire che il genio Bellissimo. Coincide con la volontà. Con la volontà. Evviva il napoletano. Allora... Senti, e Pino, l'hai conosciuto? Pino, C'hai cantato insieme. Com'era? Allora, lui, che tipo era? Lui mi fece una canzone proprio apposta, si chiama Assai, che era
la canzone di Mi manda Picone, la canzone della protagonista, facevo la protagonista di questo film. Certo. E lui vide il film, lo chiamarono per fare la colonna sonora, disse non mi piace, non la fece. E però mi fece la canzone Assai, che è molto bella. E poi dopo l'ho rincontrato nel tempo e ho anche cantato con lui quando ha fatto Napoli in France, un anno prima che morisse. Era un tipo non facile, era un uomo solitario, era una persona non così esterna, ecco. Perché poi era un po', no, avendo a che fare con la musica era la sua vita, la musica, e credo che sia stato veramente l'ultimo poeta che abbiamo avuto. Per me è uno dei più grandi, poeta, musicisti. Ma anche non solo musicista, sì. Proprio poeta. Sì, sì, sì. Le sì. Frasi, l'essenzialità, voglio mare, anche Assai che lui mi scrisse. E canzoni non fanno mai orno, cioè non fanno mai giorno, ma i canzoni si fanno sentì. Cioè lui scriveva sempre l'essenzialità delle cose, ma... come i poeti. Un poeta, senti, si prova, se supero la vergogna, a cantare una canzone. Tu vergogna. È vero, insomma, l'imbarazzo, ma, in vergogna. Ma che bugiardo! No, in parlare in napoletano, ho paura di sembrare quelli, no, di settentrionale. Uè, come stai? Tu non potresti mai. Vabbè. Tu non potresti. Te mi perdoni, Napole. 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 Napole, mille colore. Napole, mille paure. Napole, la voce creatura. Che sai che via e tu sai che non si sura. Napole non solo amare. Napole. Napole attorno al mare. Napole è una carta sporca. E nessuno se ne vuole. E ognuno aspetta a short, a short il destino. Napole, la campanata, rindevica in mezzo all'ata. Napole, tutto lo suo, e adamo tutto il mondo. Ma non sa la verità. Beh, sono così felice e onorata. Anche emozionata. Grande. La porti un bacione a Firenze. Vediamo che sai fare. Che è la mia città che tanto calcinò. La porti un bacione a Firenze. Grazie. Grazie. Grazie, 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 grazie.